Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Il suo flusso narrativo mi aveva trascinato in acque sempre più torbide e profonde. Mi avevano portato via Alice. Barry doveva essere in prigione. L'FBI mi dava la caccia. Il mondo intero, posseduto dalla presenza oscura, cercava di distruggermi. Sembrava tutto vero, ma era anche completamente folle. È tutto folle, non è? Cioè, voglio dire, non c'ha senso proprio tutto. Infatti, secondo me, è tutta la storia di un libro e basta. No, pensavo che c'era una pagina di manoscritto. Mamma mia, quanto si guida male sta macchina, oh. Questa? Scendi un po'. Allora, quelli sicuramente cadono, guarda. Ma piglierei questa, una gippetta, vero? Sembra pure meglio. Allora, qui non si passa, perfetto. Tocca una di là. La peppa. Dai, Alan. Di qua. Manoscritto, attenzione. C'è una pagina. Ah, no. Mazza, oh. Allora, proseguirei di qua. Aspetta, però, perché qui ci stanno le scale, mo. Aspetta un attimo. Vai alla miniera di carbono, ho capito. Però qui mi si presentano delle cose davanti. Devo esplorare io. Non so se poi questa miniera sta avanti. Quindi bisogna proseguire con la macchina. O magari andiamo bene di qua. Boh, non saprei. Qua c'è un'altra macchina ancora. Ma come viene a aspirare? Allora forse dobbiamo proseguire qui. Fammi vedere se qua la strada è chiusa. Ma no, lì sembra che va la strada. Uffa. Ma non saprei io. Cioè, voglio dire, mi mettete troppe vie davanti. Allora, qui c'è una radio, vediamo. Qui Pat Main, siete su KBF FM. Amici, vi chiedo scusa per avervi fatto ascoltare la stessa canzone per ore la scorsa notte, ma sono stato, diciamo, trattenuto. Sì. Vedete, ho incontrato un tipaccio del governo, dal grilletto facile, che avrebbe bisogno di un po' di galateo e un bel calcio nel culo, non necessariamente in questo. Concordo. Beh, amici, so che non sono molto chiaro e ve ne chiedo scusa. Dovrei starmene zitto e basta, ma sono molto arrabbiato in questo momento, perché non dovrebbero dare il distintivo a certa gente. Per fortuna lo sceriffo Breaker è intervenuto a sistemare le cose. E se qualcuno con cui ero la notte scorsa è in ascolto, vorrei chiedergli scusa se le mie parole l'hanno messo nei guai. Sono certo che non è lui il cattivo. E Dio ti benedica, figliolo. Spero che tu sappia quello che fai. Cambiamo argomento. Parleremo tutta la mattinata col dottor Nelson. Ma prima un po' di musica. Vabbè, tu ascolta la musica, noi sediamo e prendiamo quest'altra macchina. Voglio vedere un attimo qua sotto. Dovremmo morire. Ah, perché qui praticamente ho capito, sì. Quindi non c'è una via qui. La moto è finita. Ah, Jeep, ecco. No, io se permettete mi ripio a Jeep, che a me mi piace di più. Guarda un po'. Ma qui c'è qualcosa, però? Tanto per sapere. No, pare di no. Attenzione al dirupo, Alan, perché qui si cade.
Attenzione, che cosa? No, niente. Vai, damo se riprendiamo la macchina, ci prendiamo la Jeep. Che ci gusta di più la Jeepetta. Non te regge la pompa, lo so, vai. Ok, ogni tanto lagga questo gioco, lagga, non so perché. Facciamo finta di nulla. Ok, arriviamo qua su e poi a sinistra, giusto? Mi pare che c'è la strada proprio, eccola, sì. Vai Alan, speriamo che questo ponte non cada. Aspetta un attimo. Vai un po' indietro e vai indietro. Madonna, no, niente. Ci vedo doppio, vai. Ma se sta già rifà notte, non ci voglio credere, guarda. Cioè, voglio dire, la notte dura secoli e il giorno dura 5 minuti. No, qua c'è il sole che spacca le pietre. Dai, siamo arrivati. Ah, vedi che macchinetta, tiè. No, la miniera mi sa che sta là. Però punto di controllo raggiunto. C'è il bagno, attenzione. Non ci si può fare una ceppa. Ok, qui volendo possiamo anche cambiare macchina. Io salgo qui. Sicuramente c'è un termos. No, c'è una radio. E basta? Bentornati su KBF FM. Pare di no. Spero che vi sia piaciuto. Vabbè. Il brano. Dottore, si parlava della vita e della ricerca di una persona speciale, l'anima gemella. Beh, eri tu che ne parlavi. Io stavo dicendo che non ci credo. Beh, vedi, è strano, perché ti ho sempre considerato un gran romanticone. Hai colto nel segno, Pat. Ma secondo me l'amore lo trova chi cerca. E bisogna cercare un bel po', sai? Ma l'idea che esista una sola persona per ognuno di noi e che se perdi l'occasione resterai incompleto in eterno, beh, non è deprimente? Ah, su via, persino infantile. Il mare è pieno di pesci da prendere. E pare che i pescatori abbiano una metafora pescosa per ogni cosa, ma non ti sembra di essere un po' troppo duro? Affatto. Dico solo che la possibilità di trovare una persona non si limita a ciò che è essenzialmente un incontro fortuito. Non mi pare di essere troppo duro. Sì, in effetti è un bel pensiero, ma lasciami dire una cosa personale. Ok. Dunque, non sono in disaccordo con te, non proprio, ma ciò che dici non corrisponde a quello che io ho sentito per qualcuno, perché lei, beh, lei era unica. E beh, me la sono lasciata scappare. Forse non mi sono impegnato abbastanza, non so, ma da allora, e parlo di molto tempo fa, da allora non c'è stata nessun'altra, non come lei. E non è che pensi ancora a lei e non abbia voltato pagina. Mi piace la mia vita, non vivo nel passato, ma mi manca il modo in cui mi completava. Al cuor non si comanda, Pat. Scusate, amici, la scorsa notte ho avuto un'esperienza terribile che deve aver risvegliato qualche vecchio fantasma. Bene, interessante. L'anima gemella che avete una volta sola nella vita, voi siete d'accordo? Io non sono d'accordo. Prendiamo sta bella macchina figona, vai, dai. Un po' alla Supernatural sta macchina. E la miniera, eccola qua, siamo arrivati praticamente, eh? Voglio dire. Però aspetta un po'. Cazzarola, guarda, poi quando mi si mettono davanti tutte queste possibilità, potevo continuare, ma posso anche entrare qua dentro. Magari c'è qualche manoscritto. Robe? Non c'è una ceppa. Cioè, non ci voglio credere. Vabbè, saliamo la scala, Alan, vediamo. Vai alla miniera di carbone. Ma quindi non è questa la miniera di carbone? Mo crolla tutto, guarda. Arriviamo su per la pagina di manoscritto, vediamo. Eccola qua. Mot sul traghetto.
Per Mott, spiare lo scrittore sul traghetto era stata una delusione. Il suo capo ne aveva parlato come qualcuno di speciale, ma Mott non era rimasto molto colpito. Aveva dato una lunga e compiaciuta occhiata a sua moglie, invece, ed era di suo gradimento. Aveva cercato di attirare Wake in una rissa, ma senza successo. Comunque, avrebbe avuto l'occasione di scoprire di che pasta fosse fatta. Gli era stato promesso. Allora, Mott dovrebbe essere quello che stava praticamente borbottando, affacciato al traghetto quando siamo arrivati, credo. Credo, qui non si va, quindi adesso dobbiamo proseguire per forza con la macchina. Vai, Alan. Ah, qui giù però ci dovrebbe essere, cioè questa qua sotto dovrebbe essere la miniera. Oddio, oddio, incidente. No, no, dimmi di no. No, no. Vabbè, mi sono ammazzata da sola andando veloce, ho fatto la curva male. Qui dovrebbe, infatti. Ah no, non è crollato il pezzo che... Sì, qua, ecco. Sono andata fuori strada, sono morta praticamente. Rimane pure la staccionata di Velta, bene. Eccola la miniera, cazzarola. Ero in anticipo. Avrei dovuto incontrare il rapitore a mezzogiorno nell'edificio principale. C'era silenzio nella miniera. Ora era un museo. Allora, vediamo un po'. Diamo un'occhiata in giro per vedere se c'è qualcosa, caro Alan. Ecco, ecco, un termos. Vai col caffè. Sarai nervoso fracico a sto punto. Perché, cioè, io devo tutti i caffè che sei preso. Qui c'è qualcosa da prendere. Cos'è sta roba? Inizialmente redditizia la miniera ebbe un costante declino nel corso del XX secolo. Le vene erano ricche, ma difficili da raggiungere. L'attività vulcanica rendeva i pozzi particolarmente pericolosi, ok. E qui si può prendere niente, tutte cose antiche. Qui c'è una pagina di manoscritto, vediamo. Leggiamola subito. Potevamo fare però un tasto di scelta rapida appena uno prendeva. Allora, Sara nella stazione radio. Uscito Nightingale, con il vento che soffiava nella notte attraverso la finestra rotta dello studio, Maine fissò Sara. Lo sceriffo distolse lo sguardo. La voce di Maine era rotta da una rabbia che controllava a fatica. Quel tizio beve molto e pensa poco. Spero tu sappia ciò che stai facendo, Sara. Ha lo sguardo malato, te l'assicuro. Vuole Wake per un motivo e non ha certo buone intenzioni. Sì, lo vorrei capire pure io sto motivo, ma comunque vabbè. I romanzi si sa che sono così. Allora, andiamo di qua? No, aspetta, di qua si può entrare? No, non c'è una porta. Punto di controllo raggiunto, ma di che? Ah, bene, bene, perfetto, vai. Non volevo stare all'aperto. I poliziotti mi stavano cercando. Il sole di mezzogiorno rese il posto una sauna. La giornata scorse lenta. Scenari differenti mi passavano per la mente. Modi di torturare il rapitore per riavere Alice, oppure le cose orribili che lui poteva averle fatto. La immaginai morta. Non avevo modo di sapere se fosse ancora viva. Stavo impazzendo. Brancolavo nel buio completo. Fu solo una perdita di tempo. Quel bastardo non si fece mai vivo. Vabbè, intanto si è fatto notte. Wake! Dove diavolo sei? Cambio di programma. Conosci Mirror Peak? È quella grande montagna a nord di dove ti trovi. Segui il sentiero della miniera. C'è un punto panoramico. Ti aspetto lì. Smettila di prendermi per il Vuoi culo! Vuoi vedere tua moglie viva? Perché se è così ti conviene stare attento a come parli. Ci siamo capiti. Voglio parlare con Alice. Sì, e
Io voglio il manoscritto. Non farmi aspettare, Wake. Pronto? Pronto? Ah! Lo ammazzo! Ma che è? Dovevo raggiungere Mirror Peak. Vabbè, lo andiamo, va? No, dai, ma no! Era vicino. Forse più vicino che mai. Ma che azzarola è? Ma non si può uscire? No, vabbè. Quindi? Usciamo da qua? Hai capito? Allora, qua fuori mi sa che ci aspetta l'inferno, Alan. Tu sei pronto? Io no. Vabbè, andiamo, va.